sicuramente un viaggio del genere ti fa tornare la voglia di andarci, questo è fuori discussione. Il successo del viaggio, dell'itinerario, lo dobbiamo a voi, indubbiamente, cioè nel senso che la vostra esperienza, io l'ho misurato nel tipo di itinerario, cioè era tutto giusto, cioè nel senso era fattibile, ok? Senza doversi. Cioè sì, è vero che in certi casi abbiamo dovuto coprire delle distanze un po' più lunghe, però il paese è immenso. Cioè, quindi diciamo l'itinerario fatto in questa maniera, studiato in questa maniera, ovviamente è frutto della vostra esperienza. Quindi questa cosa indubbiamente, cioè io vi ringrazio, vi ringraziamo perché sicuramente senza di voi avremmo fatto una serie di errori che poi paghi. Che poi comunque ti comporta a non sfruttare bene il tempo e poi ti rimane un po' di rabbia, soprattutto perché se fai un viaggio lungo ci tieni a sfruttarlo al meglio e quindi sicuramente affidarci a voi è stato sicuramente un valore aggiunto, cioè ve lo riconosciamo in pieno. Il viaggio ci ha assolutamente, come dire, ricaricato e è stata una bellissima esperienza. Diciamo più vacanze dentro lo stesso viaggio, poi alla fine, perché avendo fatto un periodo abbastanza lungo, ma poi abbiamo visto cose molto diverse. Vabbè, tutto quanto. Allora, in generale, sulle strutture non c'è niente da dire, insomma, erano tutte bellissime. Nelle casupole, come le chiamo io, diciamo, a parte, vabbè, è molto più bello. È molto più bello perché, vabbè, tanto voi lo sapete, stai lì proprio. Gli animali che ti passano sotto, c'è anche uno stacco diverso. Poi, vabbè, non so se siamo stati fortunati anche noi, ma noi abbiamo avuto un'accoppiata di driver e guida che, vabbè, da paura. Ma due persone pazzesche, cioè io veramente, cioè, a parte che, vabbè, loro sono tutti gentili, ma questi, secondo me, io, boh, me li sarei portati a casa. A me sono quelle cose che fanno la differenza, lì c'è anche un pizzico di fortuna. Io ne ho viste tante di guide, di driver là, sono tutti quanti molto gentili. Questi due, boh, io non so da dove sono venuti fuori. A me piaceva pure quando parlavano, io mi sono registrato quando parlavano nella loro lingua. Ma non è un safari, è un game, io capisco cosa vuol dire il game, cioè nel senso che può andare bene e può andare male. Perché comunque lo scopo è andare sulle tracce di quelli che sono più difficili da vedere. E loro sono un mito, quindi ti diverti. E poi vabbè, il discorso di farsi, che ti devo dire, l'aperitivo in mezzo a Mezzo quelle alla savana. situazioni. Vabbè, e cioè, quando stai al tramonto, quello è il Mal d'Africa. Ti prende un accidente. Per uno di Roma, ti prende un accidente. Cioè, ti prende proprio un accidente. Quello è il Mal d'Africa, vero? Quello è proprio Mal d'Africa. Concordo. Quei colori rossi con quei colori così, quel paesaggio, poi in questi spiazzali enormi, poi magari ne so, dietro che sembra un fotomontaggio, vedi qualche giraffa che passa, qualche rinoceronte che ti va di lato. Qua uno in particolare di questi c'è una scena che con un elefante lui si è messo a interagire facendo delle mosse e l'elefante gli rispondeva. Boh. Questi due in particolare avevano molta simpatia per l'italiano, quindi ogni tanto Zebrina! Quindi dicevano delle parole in italiano, capito? Allora, io mi rendo anche conto, può darsi che mi sbaglio, che poi dipende anche quanta voglia hai di interagire con loro, eh? Cioè, Chiaro. noi siamo rompiti. Allora, noi siamo stati fortunati perché noi allora abbiamo avuto per 2 giorni una coppia di Milano. Bella, rompicoglioni come noi, quindi noi stiamo sempre a ridere, a scherzare e loro due uguali, questi due, cioè, cioè io non mai, cioè, questi due sembravamo che ci conoscevamo così, loro gentilissimi, gli abbiamo fatto domande di ogni tipo, loro molto, molto interattivi, molto, molto interattivi e vabbè, Francesca si è abbracciata, ha detto, ma è matta, Francesca, ha detto, questi chissà che pensano, proprio Francesca proprio. E tu io questi me li voglio portare a Roma. Molto, molto, veramente molto, molto carini, molto simpatici. Abbiamo fatto delle foto con loro, no, ma proprio divertenti. E poi erano veramente bravi, molto bravi.
Vabbè, lì per forza devono essere bravi tutti, ci mancherebbe altro. Poi ci hanno raccontato un sacco di cose loro personali, ma proprio, cioè l'aperitivo, chiacchierate, ma un sacco degli amici, guarda. Questo fa molta differenza, eh. La differenza, immagino. Perché se stai 4 giorni e fai uscite, e l'uscita serale in inverno, tu alle 5:30 stai al buio, eh. Quindi cioè, a un certo punto sviluppi una fiducia totale in loro, con quello che guida, quell'altro che guarda su perché spera di vedere sui rami leopardi, cioè, però fortissimi. Ti devi lasciar guidare, sì, a un certo punto dici sì. Sì. Quando dovevamo andare a riprendere la macchina, noi ci avevamo già dato la marcia a tutto quanto, noi abbiamo salutati quasi con le lacrime, devo dire. Poi noi dovevamo andare a riprendere la macchina. Quindi loro ci hanno visto, ma che dovete fare? E noi poi dobbiamo andare a riprendere la macchina. No? Si sono guardati, hanno parlato e ho detto, vabbè ragazzi, vi accompagniamo noi. Ci vediamo dopo. E loro, ho capito che dovevano lavorare, dovevano fare un'altra cosa, o forse dovevano anche prendersi un break. Non l'hanno preso. Cioè, no, sono belle queste cose, capito? Penso, perché io capisco che chi ha fatto dei safari, che ne so, in Kenya sono diversi, no? Sono più Molto diverso. facili, eccetera. Qua è il game, quindi tu ti metti nelle mani loro a fare qualcosa di diverso. E siccome in effetti il leopardo, io l'ho intravisto di schiena, ma l'ho intravisto, cioè, ma i primi, diciamo, disperati erano loro. Un livello di partecipazione, però cioè, lo crei anche, no? Cioè, è chiaro che loro si rendono conto, sono quelli che non interagiscono, stanno là, gli fai vedere, sì, è chiaro che tutti saranno contenti di vedere i leoni, eccetera, che ne so, io gli ho detto, oh, io vorrei vedere un coccodrillo, ma se riesci a vedere un coccodrillo, tranquillo, il coccodrillo l'ho visto. È ovviamente grande entusiasmo per come è stato, diciamo, vissuto il periodo al Macalari in questa modalità diversa. Io dico, non ho fatto i safari. Io ho fatto un'altra cosa, che è vera, non ho fatto i safari. Fatto proprio il Eh sì. game drive vero. Le strutture erano esattamente come ce le avete descritte, quindi andavano benissimo, quindi anche in questo assolutamente tutto bene. Sui consigli posti dove andare a mangiare le abbiamo seguiti. Quindi no, grazie davvero, perché sicuramente l'itinerario era perfetto. Era perfetto, era equilibrato. E poi, vabbè, io sono sincero, io credo che poi il fatto di averci fatto fare più giorni e più game là, in qualche modo, diciamo, è stato, come dire, frutto anche di quello che ci siamo raccontati. Cioè, io ne avrei fatti altri 12. Però io sono convinto anche di una cosa, che non è per tutti. Cioè, nel senso che probabilmente se qualcuno che ha fatto, o perché non l'ha mai fatta, o perché ne ha fatte altre di esperienze molto più facili, deve essere preparato all'idea che comunque non stai dalla mattina alla sera in mezzo 50 leoni, 70 elefanti e cose del genere. Quindi questa cosa, che a voi è nota, i Non è divulgatori, scontato, chi non è così scontato. viaggia, non siamo tutti uguali. Quindi a me è piaciuto parecchio. Io ho degli amici che hanno fatto di testa loro andando dentro il Kruger, quindi magari sotto certi aspetti alcune cose se hanno avuto la sensazione di essere stati più fortunati loro. Quando io ho raccontato come l'ho fatto io, hanno cambiato idea. Però non siamo tutti uguali. Benvenuto. Però penso che si veda l'entusiasmo con cui ve lo racconto. Io sono così. Cioè, a me la cosa più banale mi avrebbe forse. Sì, è chiaro che la prima volta, se tu fai un'uscita e stai là e ce Li l'hai vedi tutti a tutti? portata, va bene, no? Però in effetti mi sembra più normale che non sia così, no? Più vero il contrario, eh. Però così è più divertente. Però torno a dire, non siamo tutti uguali, quindi grazie anche del fatto che comunque avete insistito per farci fare questa cosa nella riserva giusta, con un approccio giusto, con un personale molto molto gentile, molto all'altezza, cioè, è una struttura meravigliosa. Quindi Sì. anche su questo veramente grazie, grazie molte. Devi essere anche disposto all'idea che se ti metti fuori nei momenti che sei tranquillo, ce li hai sotto, i tapiri, i kudu, non lo so, è una cosa più bella, no? Ma quando ti ricapita?